Perché vedo Simone Indovino collegato con noi. Ciao Simo, benvenuto a Circo Massimo. Ciao ragazzi, grazie per l'invito. È un super grazie onore. Grazie ragazzi, Simo. Grazie a te per aver accettato. Ciao Simone. Simo, ciao. Ti abbiamo interpellato in quanto tu sei commentatore dell'Eredivisie per Mola TV, quindi ti chiedo quali sono le insidie che deve temere la Roma contro il Feyenoord? Beh, purtroppo ce ne sono diverse, secondo me. Parto dal presupposto che secondo me la Roma parte come favorita, non vorrei tirarla a nessuno, ma secondo me la Roma è la squadra più forte del Feyenoord, che però è una buonissima squadra. Se devo individuare un punto forte della squadra di Arne Slot, la individuo nella fascia sinistra, senz'altro, con Malasia, il terzino sinistro, che sembrava in fin di vita fino a una settimana fa, invece si è rimesso in piedi, e con Sinisterra davanti. Sono entrambi molto fastidiosi, molto veloci, molto tecnici, quindi i pericoli grossi per me possono venire da lì. E in più c'è Dessers, che comunque sembra avere un feeling pazzesco con questa Conference League. Quindi i pericoli ci sono, purtroppo. La qualità non manca, sono poi anche abbastanza fisici. È una squadra che la vedo anche piuttosto simile alla Roma, no? Se vogliamo, per caratteristiche e per qualità. Vediamo come possiamo colpirli. Sono del parere che il loro punto debole sia quello difensivo. Sì, ti volevo chiedere se è una squadra olandese, le squadre olandesi come anima. Diciamo che non sono famose per la fase difensiva o per la bravura dei loro portieri. Ne abbiamo visto, ahi noi, anche uno di recente a Roma, arrivato pure, insomma, dall'entusiasmo, che non Stekelenburg, non si è comportato benissimo. È una squadra, ci dobbiamo aspettare una squadra che comunque attaccherà, o ha delle strategie diverse rispetto alla loro cultura? Allora, è una squadra prettamente olandese, che proprio incarna i valori del calcio olandese, calcio offensivo, a tratti spettacolare, però come ho detto prima ha dei punti deboli in fase di difesa. Per come hanno impostato tutto il loro campionato, l'hanno impostato con una fase offensiva molto prorompente, a discapito appunto di quella difensiva. Spero, a dire la verità, lo facciano anche mercoledì, perché si metterebbe la partita nei binari secondo me più congeniali possibili alla Roma. Abbiamo visto la Roma andare in difficoltà con le squadre più chiuse. Il Feyenoord non ha mai giocato così nell'arco di questa stagione. Ha segnato tanto, ma ha anche subito tanto. I giocatori hanno vissuto delle fasi molto alterne della loro stagione. Per esempio Linsen, che era il centravanti titolare fino a dicembre, da dicembre ad oggi ha realizzato poi, se non sbaglio, due soli gol, e infatti è stato scavalcato da Dessers. Però sì, secondo me è una squadra completamente olandese, per come siamo abituati noi a conoscere il calcio olandese, ovvero grande cultura offensiva, un po' meno di attenzione in quella difensiva. Simone, quello che hai detto un po' mi stupisce, perché io da quel poco che ho visto del Feyenoord di quest'anno mi sembrava invece una squadra non proprio così orange. Però se me lo dici te, insomma, che segui, devo rivedere il mio giudizio. Io volevo sapere da te un po' questo turco di cui ha parlato anche Totti, che tipo di giocatore è il giocatore su cui la Roma può basare la partita, cioè non facciamo giocare questo, se ci devono battere ci battono gli altri 10? Assolutamente sì, è senz'altro il giocatore più talentuoso che hanno. Lui sta giocando ultimamente in posizione più arretrata. All'inizio anno ha fatto anche il trequartista, da un paio di settimane adesso fa il mediano in mezzo al campo, però ha grande qualità e soprattutto è molto 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 pericoloso nei calci piazzati, quindi io eviterei quanto più possibile le punizioni dal limite, perché ci può far male. Però sì, se nel mio piccolissimo posso dare un consiglio a mister Mourinho, gli direi di tappare le ali al turco per avere un po' di, cioè, azzerare un po' la manovra offensiva degli olandesi. Simo, come arriva il Feyenoord a questa finale? Loro hanno fatto una settimana, no, qualche giorno, insomma, in Algarve per staccare un po' la spina. Come arriva, come alla fine di una stagione? Che stagione è stata quella del Feyenoord? Ma è stata una stagione che forse poteva promettere un po' di più per come si era messa. Negli ultimi 2-3 mesi di campionato hanno faticato un po' e si sono poi staccati dal duo di testa, ovvero l'Ajax e il PSV, che si sono di fatto giocati il titolo fino alla penultima giornata.
Una volta resosi conto il Feyenoord di non poter più raggiungere il secondo posto, quanto ancora di più la testa della classifica, e rendendosi conto di stare andando avanti in Conference League, si sono dedicati molto a quello. Infatti gli ultimi risultati di campionato non è che siano stati proprio brillantissimi. Hanno fatto, sì, come hai ben detto tu Gabriele, questo ritiro in Portogallo, però di fatto non giocano dall'11 maggio, che è stata l'ultima giornata del campionato olandese. Non lo so, per come vedo io la situazione, preferisco arrivare avendo giocato pochi giorni fa, nel caso della Roma, che avere tutti questi giorni di inattività. Simone, chi è l'anima della squadra? Perché comunque le finali si vincono sì con la qualità, ma soprattutto secondo me con la testa. Se devi pensare a uno o due giocatori che rappresentano l'essenza della squadra in campo. Per quanto riguarda l'essenza della squadra, questa è una bellissima domanda, perché individuo tanti giocatori come punti di riferimento per il Feyenoord. Posso dirti sicuramente Tonstra, che è il capitano di questa squadra, che magari non gioca spessissimo, però quando è in campo si vede come è il leader di questa squadra. Tra l'altro Tonstra, che era l'unico sopravvissuto, tra virgolette, di quando abbiamo giocato con il Feyenoord nel 2015, era un giovanissimo in rampa di lancio, è rimasto in squadra. Ha giocato con Kasdorp allora? Sì, c'era Kasdorp, che ovviamente adesso dall'altro lato, c'era Tonstra, che è l'ultimo rimasto di quegli 11 attualmente in squadra. E poi ti dico Dessers, ma semplicemente perché Dessers ha quel carisma per poter trascinare la squadra anche in un momento magari più difficile. È un attaccante particolare che vive senz'altro a fiammate, però se in serata diventa pericoloso, e là non ci sono storie. Quindi l'attenzione difensiva della Roma secondo me deve essere veramente altissima, perché lui è capace di trascinare in qualche modo il Feyenoord, e soprattutto è un grande idolo dei tifosi di Rotterdam, e quindi potrebbe scaldarli per bene. Simone, ti volevo fare due domande. Una mi aggancio subito al fatto che parlavi del precedente, mi sa che era 2015 in Europa League, 2-1, 1-2. Secondo te... 1-1, 2-1 lì. Secondo te, rispetto a quel Feyenoord, questa squadra è più o meno forte? Nel senso, io ricordo, perché ero stato anche lì al De Kuip a Rotterdam, un bel divario tra noi e loro. Insomma, la Roma giocava abbastanza in maniera piuttosto blanda e riuscì a portare a casa il risultato. Se vedi questo divario attualmente fra le due squadre. E poi un'altra curiosità, visto che prima noi parlavamo dei maxi schermi all'Olimpico, se sai, io non lo so, se al De Kuip metteranno sì, maxi schermi? Sì. 50.000 pure lì. Perfetto, allora sulla seconda mi hanno già risposto. Al De Kuip sono belli caldi anche loro. Bello. Per quanto riguarda la prima domanda, io credo sia una squadra molto migliorata rispetto a quel periodo lì. Ricordo benissimo quel doppio confronto. Soffrimmo però all'Olimpico, l'1-1 non era stato brillantissimo, la squadra faticò, poi sì, a Rotterdam riuscimmo a vincere. Gervinho e gli Aic, se non ricordo male. Però credo sia migliorata, è una squadra più quadrata, c'è un buonissimo allenatore in panchina, e l'abbiamo visto, perché comunque non è da tutti eliminare una squadra più attrezzata come il Marsiglia, perché il Marsiglia era più attrezzato tecnicamente del Feyenoord. Quindi credo sia migliorata, anche una quadratura europea maggiore rispetto a quella che incontrammo anni fa. Quindi in definitiva mi sentirei di dire che è migliorata come squadra rispetto al Maier al 2015. Simone, invece vai, il colombiano che tipo di giocatore è? Sinisterra, dico sì, bene? Sinisterra, sì. È un bel rompiscatole il colombiano. Eh? È un bel rompiscatole, è veloce, ti inventa la giocata da un momento all'altro, ed è anche cinico. Normalmente magari abbiamo questi giocatori un po' lunatici, no? Che magari fanno la grande giocata, il grande dribbling, e poi arrivano davanti alla porta e tirano in fallo laterale. Non è questo il caso di quello che quantomeno ha fatto vedere Sinisterra in questa stagione. Ha fatto tanti gol, ha deciso tante partite anche in momenti importanti e in minuti particolari. Ne ha decisa una per esempio al 96esimo qualche tempo fa con un gol incredibile. E quindi è fastidioso, e Karsdorp lì sarà molto impegnato per come leggo io la partita, per contrastarlo quando lui scenderà senz'altro nell'uno contro uno.
Simo, come la stanno vivendo a Rotterdam questa finale? Perché da queste parti c'è la percezione di poter scrivere una pagina di storia importantissima. Lì qualcosa di più a livello europeo hanno vinto, due edizioni della Coppa UEFA, quindi magari sono leggermente più abituati a... La Coppa dei Campioni hanno vinto. Anche la Coppa dei Campioni, sì, però... Con Cruyff? Al Feyenoord? Sai che su questo mi trovo impreparato? No. Cruyff è andato al Feyenoord dopo... Sì, però non ha vinto la Coppa dei Campioni. No, non era. Due Coppa UEFA sicuro, l'ultima nel 2001, se non sbaglio. 2002. Quindi, 2002, quindi 20 anni. Comunque, come la stanno vivendo? Cioè, hanno questa sensazione anche loro di poter scrivere la storia o no? Ma guarda, loro stanno facendo molta leva proprio sul fatto che siano passati esattamente 20 anni dall'ultimo successo europeo. Hanno avuto stagioni difficili, momenti complicati, pochi risultati positivi in Europa... E la stanno vivendo con grande fermento. Non so se a livello di Roma o no, perché chiaramente io percepisco più quello, il fermento romano che quello di Rotterdam, però dalle dichiarazioni, anche dai social, dai vari tifosi, dai commenti, si capisce quanto ci tengano e anche loro pensano di poter scrivere una pagina importante della nuova storia del Feyenoord, mettiamola così. E quindi sì, ci tengono, come te l'ho già detto, puntano molto a interrompere questo digiuno che dura esattamente da 20 anni. Lo dicono anche i calciatori. Il nostro 60, direi che siamo in vantaggio. Simone, detto che ci stai facendo venire un'ansia terribile, sì, è vero, che stai descrivendo il Feyenoord come se fosse più o meno un incrocio dal Manchester City, ma io mi fido di te, che ci hai, secondo me, svegliato sui pericoli. È molto importante questo tuo intervento, perché ci dà la consapevolezza che la Roma va a affrontare una buona squadra. Loro, secondo te, la stanno preparando come una partita contro la Roma o contro Mourinho? Cioè, quanto conta la presenza di Mourinho a Roma nella preparazione, nei media olandesi? Perché immagino che sia nettamente l'avversario più conosciuto che c'è nella Roma. Parto col dire che non era assolutamente mia intenzione far venire ansia a tutti no, voi. Stanotte non dormiamo, non dormiremo più, stavo pensando a Sinisterra, l'unico colombiano cinico. Sinisterra mi hai fatto venire veramente un'ansia tremenda. Il no, turco, questo, il turco trequartista ora mediano, ho paura. Il turco è pericoloso purtroppo, ma lasciamo perdere questi... Ti sentiamo Aspetta più. Che non ti sentiamo più, Simo? Mi sa che non ci sente più neanche lui, però, o no? Vabbè, andiamo avanti. Sì, in effetti, un'angoscia infinita, che non pensavo avremmo. Ci sente Simone? Proviamo se ci sente Simone? Niente, purtroppo è binario morto, è finito sul binario morto. Ma da che dipendono queste cose? In realtà ho mandato io un messaggio Avremmo già risolto. Proviamo a richiamarlo un attimo, Simone, così più che altro lo salutiamo e ringraziamo anche per la gentilezza del collegamento che ci ha... Hai capito il turco? Fuma o che no? Ci ha fuma concesso. O non fuma? Speriamo che fuma. Adesso Undera ha segnato pure ieri. Forse sì, però questa cosa che ha detto poi Ale in riferimento alle parole di Simone un po' è vero, ci riporta alla realtà, nel senso il Feyenoord quando pensi a squadra olandese pensi all'Ajax, al PSV tutto al più. Feyenoord però è una squadra che comunque è arrivata terza, è vero che ha perso tutte e due partite col Vitesse quest'anno. Sì. E io mi auguro che loro guardino le partite col Vitesse. Perché ho letto che una delle dichiarazioni dell'allenatore Arne Slot è: parlerò ovviamente con i tecnici del Vitesse, spero che gli dicano no, a Roma, perché contro il Vitesse a Roma né all'andata né al ritorno fa delle partite memorabili. No, assolutamente, erano due partite da 0-0. Forse la peggiore Roma della Conference League che l'abbiamo vista col Vitesse. Perché Bodo sì, molto peggio di quella col Bodo. Quindi questo un po' mi incoraggia, perché chiaramente l'avranno vista quelle partite, poi avranno visto Roma-Leicester, avranno studiato tutto, ci mancherebbe. Forse è tornato Simone in collegamento, proviamo Simo, ci senti? Sì, vi sento. Ok, bigliato, perfetto, poi... perfetto, ora ti sentiamo anche noi. La domanda era su Mourinho, quanto stanno vivendo la sfida contro Mourinho. La vivono, senz'altro si legge molto in Olanda della sfida, nella sfida tra Slot e Mourinho e come possa essere anche un banco di prova per il loro allenatore sfidare un mostro sacro del calcio europeo come il nostro allenatore. E credo però si stiano concentrando più sulla squadra Roma. Di Mourinho se ne parla, ma penso che Slot comunque stia facendo il solito lavoro che fa nel preparare le partite, guardando attentamente tutto quello che può preparare Mourinho e quello che possono fare ovviamente i giocatori della Roma.
Avete altre domande per Simo? Se no lo salutiamo. Un'ultima cosa. Senesi è un giocatore da campionato italiano? Secondo me sì. È il più roccioso dei loro difensori. È anche un sinistro abbastanza elegante. Non la Roma è cerca un mancino. Esatto, non è il Bonucci di turno, faccio per dire, per intendere il regista simpatico difensivo che ti fa partire l'azione in maniera perfetta. Però è più tecnico dei centrali che abbiamo e secondo me difende molto bene. Poi ovviamente l'abbiamo visto solamente in un calcio come quello olandese. C'è pure passaporto italiano, no? Sì. È un odore di convocazione. L'Argentina. Però era in odore di convocazione. Cioè Mancini l'ha proprio chiamato. Perfetto. Bene. Vabbè, perfetto. Simone, ci avrai sulla coscienza questa notte insonne. Questa anche però grazie davvero perché per la prima volta sentiamo qualcuno che ne sa, che ci racconta la realtà del Feyenoord e secondo me è stato importante. Grazie Simo, un grazie, abbraccio. Simone. Grazie. Presto a e buon lavoro. Ciao, grazie mille, alla prossima. Ciao. Grazie a Simone Indovino di Mola TV.